Senti di avere qualche problemino con la tenuta del tempo? Lascia che ti mostri un modo per migliorare usando il vecchio gioco della radio in galleria, ma in versione moderna. Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente. E se non hai ancora cliccato sul bottone iscriviti attivando la campanellina delle notifiche o messo un like alla pagina Facebook, sei ancora in tempo. Fallo subito, così almeno resterai sempre informato sulla pubblicazione di nuovi contenuti molto interessanti come quello che sto per farti vedere. Infatti oggi voglio parlarti di un'app che costa dai 2 ai 4 euro, credo, dipende dallo store dove lo prendi, quindi un investimento secondo me abbordabile, che ti aiuterà tantissimo a migliorare la tua tenuta del tempo. Ti ho parlato all'inizio del vecchio gioco della radio in galleria, giusto? Non so se ti è mai capitato di viaggiare in auto con la radio accesa ed imboccare una galleria. Stai sentendo una canzone che ti piace, la stai canticchiando, entri nella galleria e il segnale della radio sparisce. Tu continui a cantare e quando esci dalla galleria il segnale della radio ricompare e lì ti accorgi se, a parte hai dimenticato le parole, ma se sei ancora a tempo con la canzone della radio, se hai accelerato oppure rallentato. Lo stesso concetto lo usiamo noi con la batteria e ai miei tempi si faceva con le batterie elettroniche, si programmavano delle song dove avevi, non so, 100 battute e ogni tanto ne toglievi una. Cioè mettevi il click per 100 battute, ma ogni tanto ne toglievi una, poi ritornava, poi ne toglievi due, poi ritornava per n battute e ne toglievi 4, poi mezza, poi 3, insomma abbastanza random, ma il problema era che siccome la programmavi tu, se ti ricordavi lo schema che avevi usato, era sempre quello, per cui potevi prepararti psicologicamente al buco di click che stava per arrivare. Con quest'app che si chiama Time Trainer, una bellissima app, che ti ho detto costa dai 2 ai 4 euro, e ha molte funzioni molto importanti per noi batteristi, per cui ti consiglio di farlo questo investimento. Allora, ha una funzione che si chiama Trainer, che io attivo qui, cliccando qui, e vedi che c'è questa seconda riga che si chiama Bar Breaks. Questo significa che, ci entro dentro, io posso far ammutare il click per intere battute in un modo random, vedi, attivo questo random mode, random vuol dire casuale, per cui tu non sai quante battute ti toglie, ma soprattutto non sai quando arriverà il buco, per cui devi stare sempre allerta. Un'altra cosa interessante è questo parametro, random bar mute percentuale, cioè a seconda di quanto metti nella percentuale, lui mette o toglie quantità di battute sempre più alte, cioè se io alzo la percentuale, lui mi fa dei buchi enormi, ok? Se io metto invece una percentuale, tanto per partire, del 40% per esempio, ok? Faccio done. Ah, posso mettere quante battute all'inizio tenere, cioè di non partire dal buco. Gli dico una, no, gli dico due, così una la sento per partire, la seconda parto e poi chissà, magari alla terza c'è già il buco. Oppure no, chi può dirlo? Ogni volta che fai play lui cambia, genera una sequenza random. Ok? Allora, come usare questo sistema? Allora, io lo userei per qualsiasi esercizio, perché testa la tua tenuta del tempo, anche se tu stai facendo un esercizio come lo stick control, che ogni tanto ti sparisce il click, quando torna ti accorgi se tendi ad accelerare o a rallentare. E in questi casi prova ad ascoltare cosa ti dice il tuo corpo, cioè prova a capire cosa sta succedendo mentre c'è il buco, se ti viene l'ansia, se la respirazione aumenta o diminuisce, se ti irrigidisci, se, insomma, se vai in una situazione di stress oppure se sei tranquillo, tu vai via liscio, tieni il tuo movimento e quando ritorna il click ci sei perfettamente insieme. Okay? Quindi potresti usarlo per esercizi di meccanica come lo stick control, i workout e cose del genere, ma potresti anche usarlo in esercizi più impegnativi come esercizi di lettura, quindi dove devi stare molto attento a cosa stai leggendo, non è un esercizio ripetitivo, per cui il tuo cervello è molto impegnato a leggere, per cui magari si appoggia molto al click. Okay? Invece quando il click sparisce ti manca l'appoggio e se quando torna il click, per esempio, sei in ritardo, vuol dire che tu tendi ad appoggiarti molto perché magari stai pensando molto a quello che stai leggendo. Un altro modo per usarla è improvvisando, che mentre tu improvvisi lui sparisce. Questo ci servirà tantissimo perché è vero che i batteristi moderni suonano tutti con il click, ma è anche vero che non sempre c'è il click
dal vivo, per esempio. E se tu sei troppo abituato a studiare e a suonare col click, potresti avere quella sensazione di non avere l'appoggio, la terra sotto i piedi, perché non c'è il click. C'è chi si mette il click comunque da solo, però è una cosa che non sempre funziona bene, soprattutto in generi musicali come il jazz o quelli dove c'è tanta improvvisazione, non si suona click. Capisco che nel pop e magari anche nel rock un po' di click si usi, soprattutto nel pop, però avere la tua tenuta del tempo è una idea secondo me migliore. Per cui per svilupparla usiamo questo sistema. Adesso io ti farò un esempio brevissimo dove io suonerò un groove molto semplice usando quest'app e ti accorgerai che il click ogni tanto va e viene e vediamo quello che succede, magari rallento, accelero un po', dipende se il buco è lungo, due battute, tre battute, quattro battute, se è corto, è chiaro che più corto è il buco, cioè una battuta, e meno probabilità di uscire dalla direzione giusta del tempo, o più è lungo il buco e più potrei avere delle oscillazioni. Ma vediamo come funziona. Ok, hai visto come funziona? Più il tempo passa e più lui crea dei buchi sostanziosi e in posizioni casuali. Ti consiglio per cui di scaricare quest'app che si chiama Time Trainer, è un'ottima app che ti aiuterà soprattutto in questo caso a sviluppare il tuo timing. Ascolta il tuo corpo, quello che fa durante i buchi, soprattutto anche quando c'è il click, ma lì il click ti appoggi, ti fai guidare. Quando sparisce che devi capire se la mano destra, nel mio caso, si muove bene o se ha delle rigidità, ok? Lo stesso la sinistra, se ci sono dei flam tra gli unisoni, invece che fare bene gli unisoni, quindi l'allineamento degli arti, se ci sono dei flam fra Cass e Charlie o Rule e Charlie, ok? Ne abbiamo già parlato in un altro video. Mi raccomando, usalo perché il tuo tempo diventerà ancora più forte. Ci vediamo nel prossimo video. Ah, dimenticavo, se pensi che questo video sia stato utile per te e potrebbe essere interessante anche per qualche tuo amico o collega, condividilo sui tuoi social oppure segnalaglielo. Aiutare gli altri ci rende tutti persone migliori, ricordalo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!